Luisella Mambrini, Lacan, il femminismo contemporaneo. Edizioni Quod Libet. Eccoci qua con la mascotte, durerà qualche secondo il suo passaggio. Ehi. Bene, cominciamo. Che cosa ha a che fare Jacques Lacan con il femminismo? O bisognerebbe porre la questione in altro modo? Che cosa ha a che fare Lacan con i movimenti di liberazione della donna? C'è nell'opera dello psicanalista francese Jacques Lacan una teoria della liberazione della donna o elementi per una tale teoria e quindi per una pratica conseguente? La questione si potrebbe formulare ancora altrimenti. La pratica psicanalista di Jacques Lacan dissolve nel suo fare quell'impianto millenario che tiene la donna in posizione di sudditanza rispetto all'uomo? Oppure potremmo porre delle questioni apparentemente molto a lato del tema, Lacan e il femminismo. Perché molti poeti e molti filosofi italiani sono heideggeriani? Perché le ricercatrici degli studi di genere sono per lo più Foucaultiane? Perché alcune delle intellettuali più note, come Irigaray e Kristeva, emergono da una lettura di Jacques Lacan? Altre domande. Perché Luce Irigaray è stata scomunicata da Lacan e dall'École Freudienne de Paris? Per aver toccato il mito della madre? Curioso come la scomunica di Lacan dall'Internazionale venga a riproporsi poi come modalità interna alla stessa École Freudienne de Paris. È proprio curioso come l'esclusione, o la scomunica, o quale altro termine si voglia impiegare, no? Di Jacques Lacan dell'Internazionale Psicanalitica, è intervenuta nel momento in cui pare si stesse spingendo oltre, sulla questione, del nome del padre e del desiderio di Freud nell'invenzione della psicanalisi stessa. Ancora questione. Perché Giulia Kristeva, amica di Lacan, non ha fatto l'analisi con Lacan? Perché è diventata la coqueluche di André Green, ossia dello chef della sua associazione psicanalitica, secondo una definizione di una sua collega? Lo era forse lui, Andrea Salomé, per Freud? Lacan, come ciascun psicanalista, si è occupato della sessualità femminile e ha scritto pure un intervento per un congresso dallo stesso titolo. Siamo agli inizi degli anni 60. Questo appena per riprendere come la sessualità non abbia sesso, se non come passo del tempo. L'elaborazione di Lacan entra in gioco nella formazione di migliaia di psicanalisti, non solo in Francia. Due associazioni si dividono il campo formativo in Francia, una con a capo il genero di Lacan ed esecutore testamentario, nonché curatore delle sue opere, Jacques-Alain Miller, formatosi all'École Normale, e l'altra con a capo Charles Mellman, formatosi come medico. Nel mezzo ci sono una miriade di gruppi e di gruppetti e anche di analisti indipendenti. Sarebbe interessante un état des lieux della psicanalisi lacaniana nel mondo, una sua mappatura, appena per accorgersi che, leggendo l'opera di Lacan, tra la versione ufficiale e le varie registrazioni che sono a disposizione dei ricercatori, ci si imbatte ancora in ben altre cose.
Ed è quindi lungo questa via che noi facciamo queste annotazioni. Dall'ambito dell'Associazione Mondiale di Psicanalisi, Associazione Mondiale di Psicanalisi, perché è francese la fondazione, fondata e diretta da Jacques-Alain Miller, da questo ambito e dall'italiana scuola lacaniana di psicoanalisi proviene la psicanalista Luisella Mambrini, che ha pubblicato nel 2010 la sua tesi di docenza per l'Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza di Roma, dal titolo Lacan e il femminismo contemporaneo, edito da Quod Libet. Il testo si attiene alla versione milleriana del lacanismo e quindi non mette in discussione né il testo di Miller né tantomeno quello di Lacan. Si tratta quindi della vulgata lacaniana, come si parla della vulgata freudiana o di quella junghiana. Leggere Lacan è un'altra cosa, e così leggere Miller, che è a capo di un'organizzazione che dopo Freud bisognerebbe qualificare di religiosa e militare, con tutta la sua gestione del mistero religioso e del segreto militare. No? Ogni tanto ci sono ex appartenenti a questa associazione che presumono di rivelare segreti e misteri, quando invece si tratta della struttura teologico-politica di un'associazione e quindi di questi aspetti. La questione non riguarda esclusivamente le istituzioni fondate da Miller, ma ogni istituzione fondata sul modello teologico-politico, come l'Associazione Internazionale di Psicanalisi, fondata da Freud, che rincarò la dose con un supergruppo ristretto dell'ortodossia, che non evitò le sessioni di Adler, di Jung, di Rank e d'altri. Il libro di Luisella Mambrini si propone di passare in rassegna il femminismo italiano e il femminismo statunitense, senza tralasciare quel che sfugge a tale orizzonte e che si situa comunque nell'ambito di studi femministi. E in questa missione editoriale il libro è riuscito. Dopo l'introduzione e un capitolo dedicato a Lacan e un altro a Iri Garay, segue un capitolo sul femminismo italiano e un altro sul femminismo statunitense. Per quanto riguarda l'Italia, c'è un cenno al libro di Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, del 1974, ma l'attenzione va all'introduzione di Speculum di Luis Iri Garay, tradotto da Luisa Muraro, che tuttora ha una posizione di leader nel pensiero femminista della differenza, che è differenza sessuale, e in ambito più generale nel femminismo italiano e anche internazionale. Gli altri nomi del femminismo italiano, le cui opere passa in rassegna, i termini sono suoi, sono Rosy Braidotti e Nadia Fusini. Forse la rassegna avrebbe potuto inserire anche altre esperienze, altre opere, in particolare Adriana Cavarero, e l'anomala e ancora più interessante Angela Putina. Nell'ambito del femminismo statunitense e degli studi di genere si staglia la figura di Judith Butler per il suo commercio intellettuale con l'opera di Freud, di Lacan e di Foucault. L'altra corrente è quella della scuola psicanalitica relazionale, da Jessica Benjamin a Nancy Schodorow. Come accennato, il lavoro di rassegna e la sua vastità fanno sì che l'affondo teorico sia breve. Inoltre, applicando la lezione milleriana della psicanalisi, la novità spronata da Luisella Mambrini
è un postulato e non un assioma, ha un valore condiviso e connotativo nel campo del lacanismo, e forse non solo milleriano, e nessun valore originario denotativo. Per questa citazione si dovrebbe dire squillino le trombe. La rivoluzione operata da Lacan rispetto a Freud nei confronti della femminilità, l'averla estratta dall'orizzonte edipico in cui era racchiusa, è davvero stato colto? A pagina 8, questa citazione. Che suonano ancora le stesse note nelle conclusioni. Le trombe che squillano. Dunque, si può dire con rammarico che il femminismo contemporaneo ha finora mancato quel che c'è di rivoluzionario in Lacan nell'approccio alla femminilità e che si declina solo rispetto a quanto in specifico è teorizzato da Lacan sulla questione, ma più in generale sull'isteria e sulla riformulazione logica dell'imperativo etico della psicanalisi. E questo a pagina 139-140. L'attribuzione della mancanza all'altro, in questo caso al femminismo, appartiene all'autrice che manca la lettura di Lacan, dovendosi attenere alla versione milleriana della lettura, altrimenti rischierebbe la scomunica, come nel caso di Luis Irigaray. Curioso, tra l'altro, come non parli di femminile, ma di femminilità, cosa che non c'è in Lacan. Il femminismo contemporaneo non manca Lacan e gli pone obiezioni insormontabili, come quella che Carla Lonzi ha posto a Freud. Figure meno note e sicuramente più interessanti nell'ambito femminista, occorre dire che la notorietà è una categoria della società dello spettacolo e non dell'intellettualità delle teorie, come Angela Putino, Paola Zaretti, Marina De Carneri, centrano e in nulla mancano la presunta rivoluzione operata da Lacan. Il primato del fallo è il suo ultimato, nulla di denotativo e quintessenza della connotazione, non a caso viene chiamato fantasma anche, fabbrica umana e quasi esclusivamente maschile. Dove si impianta l'impianto? L'impianto fallico. Intanto si impianta sull'istante, nell'istante stesso, accettando la divisione connotativa spacciata per originaria. E anche la questione della delega a Dio, quando lo si crea a immagine e somiglianza dell'uomo. Il principio di divisione, che dividerebbe tra uomini e donne, e tra sessi, e tra ceti, tra caste, il principio gerarchico è perpendicolare, scende dallo stracelo e lo taglia dalla terra e prosegue dividendo in ricchi e poveri, in grassi e magri, in intelligenti e stupidi, in clan, sino alla differenza tra uomo e donna e oltre, nella differenza tra ceti, ranghi, bolge e altri club inclusivi o esclusivi. È il principio di divisione di A da non A, che esclude il terzo, non ammette una posizione terza tra A e non A. È il principio del totem e del tabù, è il primato del fallo. Ed è una fantasmatica, nulla di strutturale che non possa dissolversi proprio in un'analisi. Rispetto a questo, il godimento supplementare al di là del fallo, lo zuccherino che Lacan offre alle donne, è emanazione dello stesso principio. Non è nessun al di là,
se non proprio in una di quelle figure che ha ben letto Lacan, quella della banda o del nastro di Möbius, no? Per cui l'aldilà è un al di qua e viceversa. Dove si impianta in Lacan il primato del fallo? Si impianta anche nella sua algebra e nella sua geometria. C'è tra l'altro, tra i lacaniani, chi ha scritto su Lacan algebrista e su Lacan geometra. Le formule della sessuazione di Lacan procedono dalla sua formazione liceale, che Taubes definisce greca per quanto riguarda l'Europa, ovvero mette la X, l'incognita, per indicare il posto della donna e dell'uomo in queste formule e nella vita. Questa è l'impalcatura fallica, l'impianto della vita sostitutiva, il primato della sopravvivenza, no? Prendersi per una X, prendersi per un numerale, prendersi nell'ordinalità del discorso connotativo, sociale, spettacolare e difficilmente districabile dalla teologia politica. Accettare la X è come accettare di immaginare gli uomini prigionieri nella caverna, è accettare l'invito di Platone a vedere, a immaginare gli umani come prigionieri. Accettare la X per la significazione della sessuazione maschile e femminile vale a togliere un elemento linguistico, la X stessa, che lo è, dalla sua tripartizione. Lacan, contrariamente a quello che scrive Luisella Mambrini, non ha operato una rivoluzione rispetto a Freud nei confronti della femminilità, non l'ha estratta dall'orizzonte edipico, ha radicalizzato il primato del fallo, che giustamente è l'asse di spartizione nelle formule della sessuazione. Ha reso strutturale la roccia basilare della psicanalisi, citata da Freud in Analisi interminata e Analisi interminabile, incollando le donne all'invidia del pene. Non c'è nessuna uscita dall'orizzonte edipico, perché resta la nozione di soggetto monumentale, di Dio superiore, ovvero, a partire da Freud, che l'ha inventato questo termine, la nozione di superio. E soprattutto permane la rimozione della rimozione attraverso la nozione di nome del padre, che a chiare lettere Lacan dice che implica il padre morto. Il padre secondo la legge. Il nome del nome, Lacan arriva sino alla formulazione di nome, di nome, di nome, è il nome totemico. Quindi nessuna differenza tra l'Edipo e il primato del fallo, sono la stessa cosa. La roccia della castrazione e la faglia della struttura, di cui parla Luisella Mambrini a pagina 139, sono la stessa cosa. Ma leggiamo un passo dell'elaborazione che segue all'affermazione precedente. Giungere a questa zona, tra parentesi quadre, quella dove godimento procede dal superio e sarebbe distinto da quello fallico, ebbene, giungere a questa zona consente di misurare che nel simbolico ci sono tanti nomi, ma nessuno che possa dire del tutto il godimento. Misurare l'inesistenza di quell'elemento di eccezione
che consentirebbe di parlare della donna, L maiuscolo e D maiuscolo, la donna, come universale, cioè che nel simbolico non c'è un termine che la designi, la donna, né il godimento supplementare. Chiuse le virgolette della citazione. L'inconscio sarebbe senza nominazione, ci sarebbero solo tanti nomi, quale logica, e sarebbe un insieme chiuso in cui c'è questa moltitudine di nomi, questo sacco di nomi, questi nomi presi nel sacco di questa presunzione. E non è detto che ognuno di questi nomi possa costituirsi come nome del padre, o che ci sia anche un nome del padre che governa la serie. La nostra domanda è ironica, entrambi gli aspetti sono fantasmatici. Questo insieme chiuso dei tanti nomi di una serie finita si espone ai paradossi della teoria degli insiemi. Se l'universale non può che essere infinito attuale, è chiaro che non c'è universale di tutti gli universali. Quindi anche la pretesa che l'uomo sia una categoria universale è falsa, come è vacua più che falsa l'affermazione che nel simbolico non c'è un termine che designi la donna né il godimento supplementare, nel senso che questo non fa della indesignazione della donna e del godimento supplementare qualche cosa di strutturale più che fantasmatico a sua volta. Chi decide dell'iscrizione sessuata più che il godimento supplementare siano strutturali più che fantasmatici? Dobbiamo chiederlo a Jacques-Alain Miller. E se com'è il caso Jacques-Alain Miller fosse su una falsa pista rispetto a Lacan, che risulta un personaggio fatto a sua immagine e somiglianza e soprattutto stabilito nel suo testo, a chi altri ci rivolgiamo? Rainer Maria Rilke scrive nelle Elegie di Duino: ma chi mi udrebbe anche qualora io gridassi dalle schiere degli angeli? No? Quale angelologia, quale gerarchia divina interpellare, quale Dio? Non resta che il suo papa in terra, cioè il presidente dell'associazione, di ciascuna associazione, anche non psicanalitica. Ecco la nostra obiezione all'aspetto teologico-politico di un'associazione, che ha anche un aspetto di scienza della parola, per cui è un'istituzione temporale che è un'altra cosa dalla presunzione teologico-politica. Nella versione originale della poesia il termine schiere traduce Ordnungen, si sente l'ordine, no? L'ordine, ecco il primato della gerarchia e la sua credenza in gradi differenti degli angeli. Ma il punto vuoto non risponde, e Jacques-Alain Miller, come ciascun psicanalista, può occupare la posizione di oggetto della pulsione, ma non è l'oggetto, non è il sembiante. Le sue mani non sono le mani di Dio, e neanche quelle di Lacan in terra. Chissà che scandalo sarebbe se l'elemento di eccezione esistesse e consentisse di parlare della donna come universale, lasciando che già si può parlare dell'uomo come universale. È invece il caso quando si scrive sessualità femminile, perché la sessualità come politica del fare non ha sesso, oppure ha il sesso come passo del tempo, non come organo umano. Invece, cercando di misurare, qui misurare è nell'elaborazione di Luisella Mambrini,
cercando di misurare che nel godimento ci sono tanti nomi e di misurare l'inesistenza dell'elemento d'eccezione, rileva l'aspetto geometrico, esecutivo dell'attenersi all'algebra miller-lacaniana. Noi potremo auspicare, ironicamente, che Luisella Mambrini si imbatta in errori di misurazione. Ecco, quella è la pista dell'inconscio. Resta quindi che le obiezioni poste alle varie autrici femministe, in particolare che nelle loro teorie non c'è l'inconscio, valgono anche per non questionare in altro modo la teoria milleriana post-lacaniana. E se è pur vero, possiamo anche essere d'accordo, che negli studi di genere l'inconscio sia non preso in considerazione, occorrerebbe l'umiltà di leggere i testi di quelle femministe e psicanaliste che mettono in discussione il primato del fallo, e non si può dire in nessun modo che la loro ricerca non tenga conto di quel che provvisoriamente chiamiamo con il termine di inconscio, ed è l'originario della vita, l'originario della parola, la parola originaria, non l'umano scimpanzé originario. Certo, è interessante accorgersi che Luisa Muraro insegue l'ordine della donna più che l'ordine della madre, come un altro universale da affiancare all'universale uomo, ma non c'è l'interesse per questionare l'ordine dell'uomo di Lacan e poi e attualmente di Miller. Di Luisella Mambrini, più che il capitolo sull'etica e sull'omosessualità femminile, che per quanto ci riguarda la nozione di omosessualità, eterosessualità, sessualità maschile, sessualità femminile, sono armamentari, che sono dei razzismi celati, sicuramente dei sessismi, sono interessanti sia il capitolo sulla cancellazione dell'isteria che quello sulla lingua e la scrittura. In breve, l'isteria è anche un modo della dissidenza dell'inconscio, in tal senso è sia femminile che maschile, se vogliamo tenere ancora queste categorie, rispetto alla pretesa dell'impianto fallico. Quindi la cancellazione dell'isteria è uno dei modi per non indagare più, sebbene in questa retorica, il primato del fallo. Quindi la cancellazione dell'isteria, la cancellazione ovviamente è connotativa della questione che nominiamo isteria, cancellazione che c'è nella rubricazione statistica del manuale diagnostico degli psichiatri, e che è appunto stata tolta dopo quella sull'omosessualità e in modi differenti, appunto, no? Quella dell'omosessualità è stata tolta la nozione stessa a seguito delle contestazioni dei movimenti omosessuali, mentre invece per l'isteria la cosa è differente. Si dovrebbe dire è stata tolta preventivamente per evitare lo stesso movimento di contestazione, in questo caso da parte delle donne. Ebbene, la cancellazione dell'isteria, come abbiamo accennato anche dalla rubricazione statistica della psichiatria,
è valsa solo a randellare le donne con il fallo che, pur simbolico e fantasmatico, ha effetti reali pesantissimi laddove viene mantenuta la credenza e il frutto e l'usufrutto. Ma non seguiamo più Luisella Mambrini quando accetta l'elaborazione di Lacan sull'argomento come se fosse una questione chiusa. Anche i 4 o 5 discorsi di Lacan, e quindi non solo la questione nelle formule della sessuazione, tra i quali i discorsi, appunto il detto discorso dell'isterica, no? Non reggono questi discorsi all'indagine e risultano fantasmatici, come fantasmatico ha trovato Lacan che fosse a un certo punto totem e tabù di Freud, no? E poi, ma solo in modo ilare, prendendo in considerazione la struttura matematica dei discorsi, delle formulazioni, no? E perché non il discorso dell'ossessivo, perché non il discorso del paranoico, perché non il discorso della follia, perché non il discorso del perverso, perché no? No, 4 discorsi, il discorso dell'analista, il discorso del padrone, il discorso dell'università e, per quanto riguarda questa ex nosografia psichiatrica, solo il discorso dell'isterica. Questo primato c'è stato, c'è chi all'inizio della sua formazione ha scritto che l'analisi è la traversata del discorso isterico. Potremmo riprendere in altri interventi questa questione. Il capitolo più interessante è quello sulle donne e la scrittura, del titolo menzionato. Certamente senza la scrittura dell'esperienza le donne sono condannate alla psicotizzazione, ossia all'essere madri nel cosiddetto rapporto sessuale, cosiddetto soprattutto dopo Lacan. Altrimenti senza Lacan questo rapporto sessuale non può essere cosiddetto. E tra l'altro sono condannate alla posizione della madre nel cosiddetto rapporto sessuale anche nel rapporto prostitutivo. Ovviamente non viene esplorata che la questione che senza la scrittura dell'esperienza gli uomini sono condannati ad essere sostituto del padre nel rapporto sessuale con la sostituta della madre. Sono virgole importantissime, sono aggiornamenti e riaggiornamenti e riesecuzioni del primato del fallo. La condanna alla non uscita definitiva dall'Edipo lanciata da Freud è la stessa cosa nel freudiano Lacan, no? Non c'è uscita dal primato del fallo per le donne, c'è solo questo godimentino non fallico, no? Non narrabile, non scrivibile, non dicibile neanche dalle donne, nemmeno se si registrassero nel momento dell'orgasmo al di là del fallo. Quindi è altrettanto certo che senza Lacan non ci troveremo a leggerlo, non ci troveremo su questa pista ad accorgersi anche che il primato del fallo lo troviamo in economia, nella finanza. Che cos'è questo purismo finanziario di quest'epoca? Cos'è questo golpe finanziario se non la tumescenza del primato del fallo in ambito finanziario? Senza tuttavia, quindi si può leggere Lacan senza uscirsene abbracciati al fallo e senza più fascinazione per la bella seminuda che porta a spasso un maialino al guinzaglio come in Pornocrates del pittore Felicien Rops. Questa nota di lettura avrebbe anche potuto intitolarsi Alla fin fine, perché è un modo di dire che si ritrova in tutto il testo di Luisella Mambrini e è più importante di tutta la teoria millero-lacaniana che vi è dispiegata. Ma la pulsione Trieb
secondo la traduzione di Lacan, è deviazione. E abbiamo scritto queste altre note di lettura a margine del libro di Luisella Mambrini.